Il primo oggetto è il menù. Il secondo oggetto è la bottiglia. Il terzo oggetto è il telefonino. Sono Andrea Angelini, ristoratore. Oggi non è solo quello tradizionale, ma attraverso il menu, attraverso anche come viene scritto, il carattere utilizzato, la grafica e come si in maniera automatica si esaltano alcuni piatti che sono quelli più importanti. Si trasmette un po' l'identità anche del locale. Altro elemento, sicuramente in un ristorante tradizionale, è avere anche una buona scelta di vini, per cui bisogna avere anche una buona cantina con una serie di referenze che accompagnano attraverso il vino la storia del territorio. Sicuramente uno degli oggetti più importanti oggi è il telefono, non solo per le prenotazioni, ma è diventato l'oggetto di prenotazione online, di controllo e gestione delle prenotazioni proprio del ristorante, della propria attività dei social, delle foto fatte ai clienti, per i clienti, narrare la ristorazione sia dalla parte interna che dalla parte esterna dei nostri avventori. Uno degli elementi più importanti che molte volte non consideriamo è la posizione. Sicuramente se uno sceglie un'attività con servizio veloce, un rapporto turistico, eccetera, eccetera, sicuramente la posizione nel centro storico di una città e che altro anche in un posto di intenso passaggio sono elementi determinanti per il successo dell'attività. La scelta giusta e corretta di un format che può essere o scelto in base a quelle che possono essere le richieste di mercato, facendo un'indagine e capendo, oppure quello che ci sentiamo dentro. Sicuramente molte volte possiamo scegliere una tipologia, ma poi va verificata. Verificata in che senso? Verificata che poi abbia una richiesta da parte del mercato. Il pubblico sente, misura, se tu realmente ti piace quello che stai facendo, se credi in quello che fai, se il prodotto che servi ne sei partecipe e non solo, se ami il prodotto che stai servendo, se ti piace anche a te, perché è una delle cose importanti per il cliente, oltre a sentirsi a casa, ed essere protagonista vuole in un certo senso essere rassicurato.